Stamattina il Consiglio Comunale ha proseguito la seduta monotematica su Bagnoli. L'amministrazione ha deciso di costituirsi parte civile sia nel processo sull'inquinamento ex Italsider, sia su quello per l'incendio di Città della Scienza. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli all'Aula ed ha comunicato che per Città della Scienza il Comitato Interministeriale ha chiesto al Comune di individuare due siti alternativi per la ricostruzione, invitando quindi ad un dibattito rapido per partire quanto prima. Noi abbiamo detto sin dall'inizio che dobbiamo adottare la scelta che è la più rapida e la più economica possibile. Il provvedimento di sequestro, se non viene modificato, ovviamente rende scarsamente ipotizzabile in tempi rapidi una soluzione interna all'area sequestrata. Quindi bisogna lavorare su un'ipotesi che insomma la si faccia a Bagnoli e che possa tenere conto un po' di tutte queste esigenze. Noi abbiamo, secondo noi, individuato una soluzione che può essere di compromesso, soddisfacente per tutti, e soprattutto una svolta l'abbiamo data in queste ore su una decisione che reputiamo fondamentale, cioè quella di utilizzare i 50 milioni già a disposizione per la bonifica per partire immediatamente con la gara insieme al provveditorato delle opere pubbliche per la rimozione della colmata e quindi la messa in sicurezza del tratto che va da Nisida sino al ponte, diciamo, sino a dopo Città della Scienza verso il pontile e recuperare la spiaggia pubblica. Dopo il richiamo ad assunzioni di responsabilità forti come per lo sforamento del patto di stabilità, la seduta è stata brevemente sospesa e si è poi conclusa con l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno proposto dalla Conferenza dei Capigruppo, con il quale il Consiglio Comunale chiede all'amministrazione di impegnare il Governo nazionale ad approntare gli strumenti tecnici e finanziari perché l'intera area di Bagnoli, in quanto sito di interesse nazionale, sia sottoposto alla bonifica, compresa la rimozione della colmata e la bonifica dei fondali. Abbiamo chiesto al governo uscente, in attesa del governo che verrà, se verrà, di fare il decreto legge, perché c'è l'urgenza, c'è un problema della magistratura, c'è una tempistica, perché il tema di Bagnoli deve diventare un tema nazionale, come è stato per l'Ilva di Taranto, come è per l'Ilva di Taranto, come è stato per Porto Marghera, insomma Bagnoli non può essere un problema di Napoli, Bagnoli è uno dei posti più belli del mondo, quindi c'è bisogno che il governo, in termini di attenzione, oltre che di soldi, si faccia sentire.